Alessandro Lucchini. Alessandro Lucchini è uno intelligente che mi ha segnalato Sonia, perché è docente allo IULM, prego, prego, si accomodi, docente allo IULM, palestra della scrittura. Che cos'è, Sonia, con il microfono vicino, cos'è palestra della scrittura? Com'è che mi hai presentato uno intelligente? Uno, beh, Sonia mi ha detto, arriva uno intelligente. Perché la palestra della scrittura è un gruppo di persone intelligenti che aiuta. Ecco, e perché non avete fatto niente per Sonia quando era là? Vabbè, scherzo. C'era bisogno, c'era bisogno. C'era bisogno. Scherzo. È un gruppo di ricercatori, la palestra della scrittura, sul linguaggio, cioè su queste cose qui, sulle cose, sulla comunicazione, sì, ma non solo nella comunicazione, nell'ambito politico. Stasera siamo qui a parlare di questo. Allora, Lucchini poi mi aiuta con i manifesti elettorali, ce ne commenta quella che vede. Professore, i tuoi diritti in buone mani, potrebbe stare sotto qualunque, sopra qualunque marchio. I tuoi diritti è un messaggio molto pubblicitariamente molto moderno, perché non parla di posizioni ideologicamente preconcette, parla di vantaggi. In termini di marketing si direbbe è un messaggio marketing, customer oriented, no? Orientato al destinatario e non orientato all'azienda o al partito. Visivamente, graficamente si vede la parola diritti in un colore un po' diverso, verde rispetto al rosso. C'è la parola diritti, quindi un messaggio molto orientato al destinatario. Salvatore, che è qui presente, da sempre con te. Beh, diciamo da sempre con te per una faccia nuova, è vero? È un nuovo però un impegno che arriva da lontano. Ok, ma è un ingresso, diciamo, nella grande comunicazione abbastanza recente. È un messaggio che ha l'impegno di certificare una novità, ma con una storia dietro, no? Quindi con te, ma da sempre, c'è una storia che è un po' come dire è un nuovo prodotto, ma di un'azienda che ha una storia, che ha una riconoscibilità, una da parte sempre da più vicina. Si tiene il mento. Ah, se vogliamo vedere la visual, beh, lì diciamo c'è una specie di potenziale Richard Gere, se pensante, se dissente, grande attore, no? con questa faccia un po' ce l'ho solo io, no? che è interessante, una regione sempre più vicina. Ecco da chi ha preso storia. Una regione sempre più vicina è, non ci sono più le mezze stagioni, diciamo, va bene per tutti i tempi, i giovani non hanno voglia di lavorare, il blu va con tutto, cioè sono i luoghi comuni, no? Che però alla vigilia delle elezioni funziona anche quello. Fatemi vedere uno cattivo. Un solo interesse alla Lombardia, se volete, datemi un taglio perché... Dica quello che vuole, io non allora, un solo interesse, ecco, la parola interesse è una parola che sconsiglierei chiunque di usare in uno slogan. Questo l'ho pensato anche, perché, soprattutto per dei politici. Perché il cattivo pensiero, a pensar male si fa peccato, diceva un grande maestro, credo di tutti voi, perché insomma, da Andreotti credo che tutti bisogna studiare qualcosa. La parola pensa al male si fa peccato. La parola qui c'è la Ferretto, mi ricorda Francesco Guccini. Francesco Guccini dal 1900, non mi ricordo quando, fa una copertina di un disco che è sempre quella. E lì io trovo la continuità. Non so se stai dicendo, cose che non dovrei dire. Questo. Ha aggiunto la croce, non questo, l'ha notato. Questo. Ha aggiunto la croce. Questo. Beh, questo è quello che dicevate voi prima, la forza del fare mi pare che sia o qualcosa del genere. Sì, sì. Anche lì, va bene, in questo momento il partito del fare, la cosa del fare, diciamo che va molto bene per un messaggio che non vuole dire nulla ma vuole impattare sul destino. Sì, qui siamo all'apoteosi. Roberto uno di noi, ma poi anche il visual, non posso evitare di commentare la faccia fatta di tante facce. Stavo dicendo, venendo qui sul viale, non so se Migliaro, insomma prima di Piazzale Zavattari, in zona ovest di Milano, ho visto una faccia di formigone rovesciata, non so se l'avete vista. No. Non l'avete vista? Non so se è un errore dell'attacchino o se è una grande scelta di marketing, però è un po' come quando le quarte copertine delle riviste, le pubblicità in quarte copertina vengono stampate rovesciate, che è un gancio attenzionale molto forte. Non so se l'ha fatto, però questa faccia fatta di tante facce con il messaggio uno di noi è un messaggio che potrebbe stare, è un po' come quando Papa Wojtyla nel 1978 si affacciò urbi e torbi e disse non so se potrò esprimermi bene nella vostra
poi si corresse nella nostra lingua, se sbaglio mi corrigerete, no? Cioè in teatro si dice rompere la quarta parete, o in televisione si dice bucare lo schermo, è un tentativo secondo me molto azzeccato, molto efficace. Non gliene frega niente alla gente, è davvero così? No, è vero, ha ragione. Beh, a questi che abbiamo visto forse gliene frega niente, conosco molte persone a cui frega moltissimo, però è chiaro che se chiediamo Formigoni chi è, quello dei Fitti, andrà a votare, non lo so. Cioè, se io chiedo per caso ad alcuni ragazzi di 14-15 anni cos'è il congiuntivo, è facile che mi rispondano una malattia degli occhi, ma quello non significa che tutti i ragazzi di 14 non sanno l'italiano. È vero che c'è una, insomma, lo potete rilevare, vedi, per te, per tutti, semplicemente giusto, per te, per tutti, cioè sono slogan talmente alè addirittura. Cioè, alè però, alè. Alè che tra l'altro mi pare sia lo slogan di Ale, no. Ale, perché si chiama Alessandro, Ale, Ale. Forse sì, è lo slogan di cosa? Di Flores, no? Quindi il giornalista comunista. Diciamo che c'è un po' una marmellata di stile dalla quale alcuni emergono. La faccia di Formigoni fatta da tante facce non è la grande invenzione del secolo, però è un'invenzione che vuol dire io sono io, mi ci metto la mia... La Lega che fa tirare fuori l'indiano? Ecco, la Lega che tira fuori l'indiano fa una scelta dal punto di vista comunicativo molto, molto ideologica e molto poco personalistica, molto centrata sulle facce, molto centrata sulle idee, naturalmente sono idee molto marcate, ora vivono nelle riserve con un punto esclamativo, pensaci o pensateci, cioè è la proposta di una minaccia di fronte alla quale l'invito è pensaci, cioè lo slogan, quello che in pubblicità si chiama il payoff, cioè l'invito all'acquisto è pensaci, il presupposto è guarda cosa è successo per lì là. Una cosa sulle facce, questo signore oppone un nome, non una faccia. C'è chi spende la propria faccia e chi decide di non spenderla. Dal servizio con le interviste alla gente per strada abbiamo sentito dire ma vediamo solo dei gran visi. Raramente la gente usa la parola faccia, usa la parola viso perché è un latinismo, è molto più elegante. Visus, l'origine è dal verbo video, cioè guardare. Le facce sono quanto di più guardabile e attraente. Bella o brutta che sia, non conta tanto, poi se è una, poi, se è una faccia bella, questo è storia oramai, no? Questa è prima dell'apparizione della faccia di Penati. Questa è un'iniziativa, diciamo in termini comunicativi, molto originale, molto lodevole. L'allusione è l'automobile, la velocità, la città di Milano è una città industrialmente, imprenditorialmente vivace, e il simbolo è una cosa che si tiene in mano, per cui sei tu che puoi manovrare, diciamo, nelle intenzioni, manovrare la tua scelta. Professor Lucchini, che se segnava delle robe... Sì, è un'antica abitudine da giornalista, perché io vengo da lì, di ascoltare le persone ma segnare anche le loro parole chiave. Alcune parole chiave sono le parole chiave da 25 anni, 30 anni a questa parte, padroni in casa nostra, ridateci le nostre strade, non vogliamo. Alcune sono parole che mi hanno fatto un po' pensare, tipo quelle che ha detto Zuffada, io non prometto niente, non ho mai promesso niente, e subito dopo dice, ma io ho sempre promesso ai miei la continuità, il fatto di ritrovare le cose. Invece Grisolia ha detto noi non saremo presenti, governino i lavoratori, non i banchieri e i capitalisti. Nel volantino che c'è sotto dice non disperdere il tuo voto. Per le elezioni europee, quello lì. Okay. Dove ci siamo stati? Ovviamente. Volevo un attimo parlare del non. Agnoletto dice Vittorio non è uno di loro. Vorrei solo dare un suggerimento. La sinistra che non tradisce, eccolo qua. Un suggerimento proprio linguistico, la parola non è una negazione e nel nostro cervello funziona esattamente all'opposto di quello per cui di solito noi la usiamo. Se io ti dico non pensare a un elefante che vola, non è, tu non puoi pensare, non so se ci state riuscendo a non pensare all'elefante che vola. Se uno ti viene lì vicino e ti dice non ti preoccupare, non c'è nessun problema, non avere dubbi, non mi metterai mica in dubbio, non avrai mica paura, non penserai mica che io ti stia fregando, no? Ecco, nella politica succede quello che succede nella comunicazione in generale. Quando voi avete visto degli slogan non solo pizza, non solo pane, non solo pasta, era ovviamente un negozio di pizza, di pane e di pasta che poi ha cominciato a fare altro, però quello che rimane nella testa della gente. Comunque ringrazio
Alessandro Lucchini, docente allo IUR. Buona serata a tutti. Grazie. Sigla.